Ciao a tutti e grazie a Fiorenzo Galli per averci invitato questa sera a inaugurare la presenza del Vega nel museo. Come amministratore delegato dell'azienda che lo produce sono, devo dire, anche un po' commosso. Chi mi ha preceduto ha già spiegato molto della storia di questo prodotto, ma devo dire sono particolarmente commosso di vedere che oggi entra a far parte di un museo. Non solo a nome mio, io sono amministratore delegato di questa azienda solo da alcuni anni, ma lo dico a nome dei quasi 1000 dipendenti che lavorano con me e il cui sforzo naturalmente è stato messo in molti anni per realizzare questa tecnologia, affrontando anche moltissime difficoltà, perché come ricordava prima Stefano Bianchi, la storia del successo tecnologico passa sempre anche attraverso dei fallimenti ed è solo attraverso i fallimenti tra l'altro che si impara. Forse vi posso raccontare qualche cosa di più rispetto alle tecnologie che questo oggetto rappresenta. Allora, voi pensate che un lanciatore che cos'è? È sostanzialmente per quasi il 90% è propellente, quindi in realtà diciamo è una scatola piena di benzina in qualche modo, di un propellente molto particolare, in questo caso è un propellente solido. Dunque questo propellente brucia generando dei gas molto caldi che vengono fatti fuoriuscire da ugelli che sono orientabili e quindi consentono di orientare una spinta molto forte verso l'alto che consente di portare degli oggetti tutto sommato di una massa molto piccola per rapporto alla massa di questo oggetto nello spazio, vincendo la forza di attrazione gravitazionale che invece tende a appiccicare tutti noi sulla superficie della Terra. E dunque per realizzare un oggetto di questo tipo ci vuole un'ampiezza di competenze molto significativa, perché vanno dalla chimica di questi propellenti, dalla conoscenza approfondita quindi di natura chimica, alla conoscenza per esempio della realizzazione di strutture aeronautiche che, come si ricordava prima, in questo caso sono fatte in fibra di carbonio, che è una conoscenza di tipo completamente diverso, oppure alla capacità di dominare discipline come l'aerodinamica, perché questo oggetto è un po' particolare, attraversa nel suo viaggio una parte atmosferica, dopodiché però l'atmosfera finisce e quindi opera in una condizione quasi di assenza di atmosfera, no? Oltre a questo il lanciatore è pieno di tecnologia elettronica o più propriamente avionica, perché naturalmente questo oggetto quando si muove, e si muove quasi parecchio velocemente, perché quando raggiunge le sue velocità orbitali gira intorno alla Terra a quasi 8 km al secondo, pensate, ha bisogno di essere guidato, no? Quindi ha una serie di tecnologie molto sofisticate che consentono di pilotarlo in remoto in maniera peraltro molto accurata, e quindi anche queste tecnologie noi siamo in grado di realizzare. Questo credo che sia molto importante non solo per la mia azienda ma anche per il paese, come si diceva. Peraltro per tutti quelli che sono tipicamente scettici in Italia sulla capacità di realizzare delle forti partnership pubblico-privato, credo che noi con l'Agenzia Spaziale Italiana siamo l'esatta dimostrazione del contrario, perché questo lanciatore è stato sviluppato da una società mista tra Avio e l'Agenzia Spaziale Italiana. E quindi proprio dimostrando come la forte collaborazione tra pubblico e privato e tra le istituzioni in generale che noi abbiamo, i centri di ricerca, le università, dalle quali abbiamo attinto anche molta conoscenza, possa poi portare un grande risultato. Quello che posso aggiungere rispetto a quanto hanno raccontato chi mi ha preceduto è un'altra dimensione che vorrei darvi. Avere questo oggetto al museo è sicuramente un simbolo che a noi fa piacere, sicuramente speriamo che sia di ispirazione per i giovani e per le nuove generazioni che volessero avvicinarsi a questo tipo di tecnologia, a questo mondo estremamente affascinante. Tipicamente questi oggetti stimolano l'attenzione dei bambini moltissimo. Io l'ho visto con i miei figli, mi ricordo di quando fummo chiamati dalla maestra di mio figlio all'asilo perché mio figlio diceva cose senza senso. Allora ci preoccupammo, con mia moglie andammo a scuola e lei ci disse: guardi, questo bambino è tanto buono, però racconta delle cose senza senso, dice che il padre fa degli oggetti che vanno nello spazio, abbiate pazienza, cercate di spiegargli. E fu costretto a dirgli che invece era vero. Per cui sicuramente speriamo che avere un oggetto di questo tipo stimoli la mente di tanti bambini a voler studiare, a fare delle cose interessanti, affascinanti e sfidanti.
Però al tempo stesso siamo a Milano e questo soprattutto a me ha stimolato negli ultimi anni un'altra riflessione, che noi se vogliamo crescere ancora, andare in avanti, dobbiamo abbracciare quello che a Milano succede, che è tipico, diciamo, nel nostro paese, un po' la capitale delle attività finanziarie. Allora, purtroppo non si può crescere più di tanto semplicemente facendo partnership tra pubblico e privato, ma bisogna anche abbracciare la sfida del mondo della comunità finanziaria, che a Milano vede la sua massima espressione nel nostro paese. E quindi io, circa 3 anni fa, ho deciso di trasportare questa azienda in borsa. E in effetti questa azienda oggi è un'azienda quotata a Milano e opera sui mercati internazionali, dunque ha azionisti da tutte le parti del mondo che riconoscono questa tecnologia e investono le loro risorse finanziarie ritenendo che questo gli darà dei ritorni di lungo termine. Quindi, diciamo, per me avere questo simbolo a Milano è particolarmente importante, perché simboleggia non solo la capacità tecnologica italiana e delle persone che ci hanno lavorato sia nelle istituzioni pubbliche che in quelle private, ma anche la capacità a un certo punto di maturazione di un'importante storia di affrontare la fase successiva di crescita e di sviluppo in un mercato mondiale, come ricordava Stefano Bianchi, che necessita, per poter fare nuovi investimenti e quindi sviluppare nuove tecnologie, di reperire risorse finanziarie sufficienti a correre più velocemente degli altri. Non so se ci riusciremo o se ci riusciremo per sempre, ma per il momento questa è la sfida che stiamo affrontando, cioè continuare a portare sempre nuova tecnologia e maggiore competitività. E devo dire che quello che è straordinario in questo paese è che abbiamo tantissime persone qualificate, intelligenti, ma soprattutto con motivazione, con fascino per queste cose e volontà di porre per se stessi delle sfide sempre più grandi di quello che si è fatto il giorno prima. E questo credo che sia la chiave del successo che dobbiamo sforzarci di insegnare anche ai nostri figli, perché l'unico modo di progredire è sempre quello di darsi delle sfide sempre più grandi. Grazie.